Martedì 27 agosto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi vogliamo affidare ancora la nostra vita, la nostra giornata, anche il nostro cammino di discepoli, il nostro cammino di fede alla bontà del Signore, ma oggi anche la memoria di Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino. E allora vogliamo pregare anche per le nostre mamme, quelle che sono sulla terra o quelle che già sono in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ancora parole contro gli esperti del sacro, gli esperti dell'esteriorità, della religiosità, dell'apparenza, sono quelle che vediamo oggi nel Vangelo. Ritorna al guai a voi, che abbiamo già sentito ieri. E questa volta perché c'è una trasgressione grave da parte di queste persone. Curano i minimi dettagli esteriori, ma dimenticano la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Quei tre elementi fondamentali che ci parlano di Dio, quelle tre caratteristiche fondamentali che appartengono a Dio. Ecco, con il nostro modo di fare, con il nostro comportamento, noi annunciamo chi è Dio. Allora Gesù ci sta dicendo, se pratichiamo in un certo modo, se diciamo alcune cose ma poi non le viviamo, ecco, noi annunciamo e facciamo vedere un volto sbagliato di Dio. Ciò che conta è far vedere la fedeltà, la giustizia e la misericordia del Signore. Allora i nostri atteggiamenti, allora le nostre azioni, allora le nostre parole, il nostro modo di fare, il nostro essere cristiani, veri discepoli, con tutti i limiti certamente, ma con il desiderio e l'impegno di esserlo, ecco, serve proprio a far vedere questo volto di Dio, il volto più vero, un Dio che è misericordioso perché sa perdonare e accompagnare, un Dio che è fedele perché mai ti abbandona, un Dio che è giusto perché sa volerti bene sempre, perché non sta a fare i calcoli per dare a chi merita di più, a chi merita di meno, ma conosce la vera giustizia, quella che sa dare a ciascuno ciò che è necessario, ciò di cui ha bisogno per vivere. Ecco, è questo il Dio che dobbiamo far conoscere, è questo il Dio che vogliamo far incontrare. E solo attraverso il nostro modo, il nostro esempio, il nostro stile, possiamo renderlo concreto di fronte agli occhi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che possiamo incontrare sul cammino della nostra vita. E ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata.